Caro Ministro, lei non deve eliminare le leggi inutili, perché essendo desuete non sono già più applicabili. Lei deve eliminare le leggi utili, utili al potere centrale e periferico, per far sì che un imprenditore che voglia, ad esempio, cambiare il proprio stabilimento in un complesso residenziale ci mette 10 anni. Perché questo è il paese dove per esercitare un proprio diritto bisogna pagare una tangente, per esercitare un proprio diritto. Tante sono le leggi che ci impediscono di esercitare i nostri diritti. A questo punto, di fronte ai casi di corruzione o comunque di male amministrazione degli enti locali, che cosa fa la classe politica? Parla di questione morale. Io non ho ancora capito se sono incompetenti, se sono imbroglioni o se sono cialtroni. Cioè nessuno che pensa che una semplificazione legislativa fatta in tempi brevi, rapidi, farebbe ripartire economicamente il paese il giorno dopo. Anche perché non si capisce il motivo per il quale, prendo sempre l'esempio di Firenze, non si possa tranquillamente cambiare la destinazione d'uso, se di un terreno, di uno stadio, di un parco, se l'amministrazione,